Eccoci arrivati alla terza puntata di Navigando Parole. Con me, come sempre, c'è Daniele Zaccone. Dani, allora, come va? Siamo soddisfatti. Il canale YouTube sta andando molto bene, le visualizzazioni decollano, e stiamo andando bene anche su Instagram. Ci stanno arrivando un sacco di richieste anche da autori veramente con un bel background, quindi anche persone belle formate. E che dire, devo dire soltanto che Navigando Parole ci sta dando delle belle soddisfazioni, no? Come dicono i giovani, perché noi abbiamo a che fare con i giovani, siamo in hype. Mi piaceva dire questa cosa. Ma sicuramente tu hai detto adesso che siamo in hype, come dicono i giovani ci diranno, no, questo lo dicono i boomer, che esatto, pensano che i giovani. Infatti nel gruppo di famiglia c'è papà è un boomer, questo è tanto per... Perfetto. Per divagare. Bene, non divaghiamo, iniziamo subito. Tra l'altro una cosa, Dani, so che anche i nostri libri stanno andando molto bene. So che il tuo Zen Demoni e Fate sta andando bene. E so che devi fare una presentazione, se non sbaglio, del tuo libro di favole. Sì, il 3 settembre sarò a Piticchio, che è un borgo medievale posto sulle colline marchigiane. E a proposito di Medioevo, andiamo ad introdurre l'ospite di oggi. Buonasera. Ciao Maria, perché sei siciliana di nascita. Diciamo dove sei? Sei in Toscana adesso. Sono in Toscana, sì. E l'accento ormai è un po' misto. La Toscana evidentemente ti ha ispirato il manoscritto. Parlavamo del caldo. Quando è caldo d'estate si deve bere tanto. Quando si deve bere tanta acqua, chiaramente... Noi dove beviamo? Eccole! Voi avete le... Io ascolta a quest'ora un po'. E ma... se iniziamo adesso arriviamo alle 5 che siamo imbriaghi, quindi... Ma era soltanto per farvi vedere quanto siamo presi, che ci siamo pure fatti, esatto, le tazze. Bellissimo, ne vado orgogliosissimo. Foto De Angelis ad Ancona. Quando parliamo di Toscana ci viene subito in mente, a parte il buon mangiare e il buon vino, ma il Rinascimento. Noi abbiamo messo tra le altre cose su Instagram una piccola promo del tuo libro che parlava proprio della congiura dei pazzi. Intanto c'è una grossa diatriba qua sull'inizio del Medioevo e sulla fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. Cioè la fine del Medioevo solitamente coincide con la data della scoperta dell'America. Che alcuni posizionano la fine del Medioevo proprio nel 1453, addirittura. Esatto. Qualcuni... E altri invece nel 1492, come dicevi bene tu Paolo. Come ti è venuta l'idea? Ma ascolta, diciamo che... Io sono molto appassionata proprio appunto del Medioevo, periodo rinascimentale. Se non c'è Medioevo e Rinascimento in Toscana, ce n'è poco da altre parti. Infatti, quando sono arrivata in Toscana, non lo so, ho avuto quella sensazione di sentirmi a casa. Amo Leonardo sia per le sue opere, sia per insomma un po' di biografia che ho letto un pochino qua e là. E allora si è detto, sai che c'è? Ve lo descrivo come piace a me. Gli ho dato praticamente un'impronta completamente diversa. L'ho voluto, esatto, rendere più creativo e più spontaneo. Tu hai iniziato a pubblicare nel 2019, no? Sì. Se non sbaglio. E hai avuto il tuo primo romanzo nel 2019, un fantasy, Luce nelle tenebre. Sì, che adesso è questo. Perfetto. Luce nelle tenebre che parla praticamente di vampiri e streghe. Esatto. Ok, quindi... Classico fantasy. Incentra la narrazione sulle scelte di vita, tra amore e morte. Insomma, è anche questo, come poi vedremo il manoscritto, è ambientato tra presente e passato. Sì. Okay. Successivamente hai scritto un altro romanzo, che è un romanzo però diverso, a carattere sociale. Eccoci qua. Paura d'amare, che parla di come una bambina vittima di violenze debba lottare per riaprirsi all'amore e quindi tornando anche a fidarsi delle altre persone.
Certo. E siamo arrivati poi a questo ultimo romanzo, la tua ultima fatica letteraria, che è invece Il manoscritto, che è un romanzo storico che parla comunque di amore, di accettazione e anche di famiglia, però diciamo sono tre generi molto diversi fra loro. E come mai questa scelta di spaziare? Perché sai, tante volte lo scrittore decide di magari seguire un filo logico, non sa bene dove collocarsi, poi dai quelli successivi cerca di collocarsi in una nicchia di genere e mantiene, ma anche un po' per sua facilità, insomma, di conoscenze, no? Magari è più amante di un genere piuttosto di un altro, e quindi tu invece no, tu proprio fai tre generi diversi fra loro. È chiaro che ogni romanzo parla di amore, di sentimenti, di rapporti, però qui sono veramente generi molto diversi. Come mai? Allora, io sono partita col fantasy perché è un genere che mi piace moltissimo. Ma voi avete un gruppo dove si interagisce tutti quanti e esatto, quindi lì vedete tutto quello che fate. Le esatto, vostre varie presentazioni, i vostri... Certo. Esatto. Quello che fate, insomma. E da lì... Poi dopo prendete anche contatti tra di voi, vi parlate, cercate di magari... Ecco, ci si consiglia, ci si dà anche delle dritte, sì, guarda, ora siamo migliaia praticamente, nel giro molto di... Molto bello, appunto, molto bello. Dal 2019 in qua, in poche parole. Ma questo gruppo dov'è? Su WhatsApp, sui social? Allora, è un sì, è su Facebook, cioè vai su Facebook, cerchi Facebook Publishing e ti esce il gruppo. Di così, per caso mi è venuta in mente questa bambina, forse perché magari o si legge qualcosa, o si sente qualcosa anche al telegiornale. Abbiamo il manoscritto che è il libro... È il nostro che obiettivo, certo. Che è portato oggi qui da noi. Quindi il manoscritto, è brevissima sinossi, la vogliamo fare? Il libro inizia ai giorni nostri, diciamo, no? Nel 2010, con Ludovica Baronchelli, mi sembra che si chiami. Baronchelli, sì. Riceve da sua nonna un manoscritto appartenente alla loro famiglia. Nel manoscritto c'è la storia che appunto diceva Paolo, quindi l'attentato a Giuliano e Lorenzo De Medici, sì. E da qui comincia praticamente a svilupparsi una storia che non è mai stata scritta sui libri di storia, diciamo. E quindi il libro salta in tre punti diversi dal passato, che è la parte principale, al presente. Fa più step nel presente, tornando nel presente, perché nel presente c'è appunto Ludovica alle prese con il manoscritto, che ha come antagonista in questo caso Daniela, che è l'antagonista appunto di cui parlava Paolo. Tu hai detto non è mai stato scritto, no? Ma la bravura, secondo me, di Maria è stata proprio questa: partire da un fatto storico realmente esistito e poi da lì inventarsi una storia con anche una certa artificiosità dei personaggi, no? Perché ad esempio il ruolo di Leonardo qua è stato totalmente rivisto, no? E rivisitato. Ho voluto invece incentrare l'attenzione su Giuliano. Infatti Lorenzo è un pochino un profilo basso nel mio manoscritto. La vera compagna di Giuliano nella realtà storica si chiamava Fioretta Gorini. Poi invece esatto, poi gli hai dato un altro nome, no? Che è quello certo, della nostra protagonista. Sì, perché è tutta un'altra cosa. Non è che volevo fare un copia e incolla della sua vita, anche perché appunto le finalità di come la mia storia e quella di Fioretta sono due cose completamente diverse. Quando poi facciamo le sintesi del libro, noi dobbiamo anche stare attenti a non dire troppo, e non è mai facile questo, capito? Perché noi dobbiamo invogliare le persone a leggerlo. Certo. Però se poi glielo raccontiamo noi, la gente non lo compra più e non lo legge più, capito? No, quindi dobbiamo cercare anche di stare un pochino attenti a dire e non dire, capito? Ma invece il personaggio di Daniela, che è il personaggio che vive nel 2010 e che tenta di
rubare o comunque carpire quello che c'è scritto all'interno di questo manoscritto, perché lei è una giornalista e quindi ci vuole fare lo scoop perché ha annusato che c'è qualcosa di importante. Come ti è venuto in mente? Chi è? Una persona che conosci, che hai preso? Devo dire no, assolutamente no, non sono persone che fanno parte del mio ambito sociale. Che simpatica, insomma, non Daniela. Vuoi perdere amici. Per niente. Ho creato un personaggio perché in quel periodo ce l'avevo un pochino con un certo tipo di giornalismo. A me il personaggio di Leonardo, diciamo, sempre nell'ambito storico, mi ha incuriosito per come tu l'hai descritto e come tu poi ne hai modificato praticamente i caratteri. A me ha colpito molto quando Giuliano stava morendo, che venivano messi in salvo sia Jacopo che Ludovica, e Leonardo a un certo punto ha detto va bene, ok, torno a combattere, no? Lì mi ributto nella mischia per salvare a Giuliano e la famiglia dei Medici. A me questo mi ha colpito molto, no? Perché diciamo che Leonardo non era tanto il discorso dei Medici di per sé. Leonardo era Firenze. E quindi lui, pensando che la famiglia dei Medici perdesse il controllo e invece la famiglia dei Pazzi e la Condiccola prendessero il sopravvento, che per gli artisti sarebbe stato un grande problema, che la Repubblica di Firenze avrebbe cessato di esistere. Dani, vogliamo ricordare la casa editrice? Noi di consuetudine facciamo una piccola rubrica all'interno del nostro programma, che è quella di parlare della casa editrice che ha curato la pubblicazione del libro e di come l'autore si è trovato con la casa editrice per portare la sua esperienza a chi ci sta guardando, a chi guarderà poi il video in futuro, e magari potrà anche scegliere di contattare la stessa casa editrice per poi proporre il suo lavoro. Allora, in questo caso siamo tornati di nuovo con la Placebook, che mi sembra una casa editrice molto prolifica, perché hanno tantissimi autori e molti di loro ci stanno già contattando. L'editing, tutto quanto, la copertina, grazie Fabio Pedrazzi, perché le fa lui, sono stupende una più dell'altra, e Claudia che si occupa dell'editing. Infatti noi avremo anche qua Fabio, no? Credo anche in qualità di scrittore, no? Sì. Penso, no Dani, mi conferma? Non lo so, non... Perché devi farsi spoiler? Tu non perché... ti riesci a fare niente. Perché, guarda, io ne approfitto anche per dire, Daniele, tanto vai, per... Un'altra, sentiamo. Esatto, per girare il dito nella piaga, come si dice, che la prossima intervista che faremo sarà il 30. Il 30 agosto alle 16, quindi non diciamo non dire, con chi, però questo lo possiamo già dire. No. Sì, 3 però settembre? Non dire, però chiudo, Il 30 agosto. Ah, il 30, ok. Agosto, sì, stiamo affilando un po' le interviste una dietro l'altra perché abbiamo tanti autori. Esatto, esatto. Tempo. Quindi... Non possiamo fare come volevamo una ogni 15 Ha voglia di leggere libri, eh? Ma questa è la cosa, no? Bella, piacevole, ovviamente, sì, poi... Diciamo è la parte più giocosa, no, della trasmissione. Spero di aver contribuito a rendervelo piacevole in qualche modo. Assolutamente sì. Sì, devo dire, sì. Visto che abbiamo... terminato e parlato di tutti i temi, io direi di venire alla nostra rubrica. Era lì che ti volevo, vai. Io faccio solo interviste per Leggi Libri e Beve il Vino, basta, perché mia figlia me lo impedisce. Fare spoiler di cose che non dovresti dire. Ma non è vero, invece fare spoiler è importante, perché incuriosisci le persone. Perché crei noi... come dicono i giovani. Esatto, adesso, come le precedenti puntate, per fare un omaggio alla regione di appartenenza dell'autrice, in questo caso abbiamo scelto un vino toscano, d'accordo con te, piuttosto che un vino siciliano. Quindi... Un Morellino di Scanzano. Perché la mia figliola che è appena andata via è una sommelier. Wow, questa è una cosa che mi piacerebbe allora, fare. Sicché voglio dire, i vini me li consiglia lei, perché io per me... Vai, allora... Al manoscritto, alla Toscana e a Maria. E anche alla Sicilia, perché alla fine le radici sono quelle. E anche alla Sicilia. Tra l'altro aspettiamo anche autori siciliani, se vogliono, noi siamo qua. Stavolta lo dico io, Paolo, è buono sto vino. È molto buono, è molto buono, è molto buono questo Morellino.
Io nel frattempo mi sono schizzato di vino ovunque, fortunatamente la webcam riprende da qui in su, altrimenti... allora, adesso sei tu che non lo dovevi dire! Ma è bella la sincerità! Non dovevi dirlo, Paolo, la spontaneità, certo, è la cosa più bella che abbiamo! Ma guarda, la libertà di dire, no? E non aver paura di dire le cose, non aver paura di essere giudicati, è la cosa più bella! Ti salutiamo e... Un saluto e tante belle cose. A presto. Grazie mille per l'ospitalità e per la vostra cortesia. Grazie di cuore. Grazie a te. Ciao. Maria, Maria come Ezio, come Roberta, è una persona vera. È questo, no, che noi cerchiamo. Noi cerchiamo persone, non personaggi. Maria ha interpretato benissimo la persona che è. E poi, tra le altre cose... Questo loro entusiasmo di voler parlare, raccontare di se stessi e del proprio libro è un qualcosa che noi cerchiamo sempre di gestire. Qui che noi sembriamo a volte anche un po' antipatici, che cerchiamo sempre di frenarli, li prendiamo, li riportiamo su altri binari, ma purtroppo è il nostro lavoro e questo dobbiamo fare. Però proprio il loro entusiasmo che fa capire quanto sono veri e autentici e quanto sono io. Ogni volta lo diciamo, quanto sembrano di essere a loro agio a noi. Esatto, a me questa è la cosa che sinceramente fa molto piacere. Sì, facciamo un brindisi tra noi, visto che siamo ancora in live, e questo Morellino è buonissimo, devo dire la verità. Fantastico, è molto corposo, mi prende proprio, è proprio buono. Vedi che grande sommelier, più di alla fine a navigare parole. A te Paolo e a te Dani, dai che chiudiamo sotto l'ora, dai, un saluto ragazzi, un saluto e mi raccomando come sempre seguiteci su Instagram, su Facebook ancora la nostra pagina ufficiale Navigando Parole non ce l'abbiamo, la faremo a breve probabilmente, però mi raccomando anche su YouTube dove ci sarà il nostro video registrato e iscrivetevi al nostro canale. Importante, faccio come lo youtuber giovane, cliccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti. Boomer. Eccomi, presente. Un saluto, grazie di essere stati con noi. Ci vediamo presto, il 30, un'altra live, sempre alle 16. Ciao ragazzi e fate i bravi. Ciao Dani.